La redazione di Prendimi con te News è lieta di presentarvi una nostra nuova iniziativa, ovvero una campagna contro l'abbandono che abbiamo deciso di chiamare Vengo Anch'io. Abbiamo deciso anche di partire prima, proprio per sensibilizzare tutta la popolazione a questo tema e anche per darvi qualche consiglio su come affrontare al meglio queste vacanze estive. Per fare questo abbiamo chiesto aiuto a noti personaggi famosi della TV italiana che sono stati così gentili da fornirci degli appelli. Oggi in particolare abbiamo con noi Melita Tognolo in collegamento telefonico. Allora, io ho avuto un gatto per quasi 15 anni, quando abitavo a Treviso con la mia famiglia, e aneddoti particolari non ne ho, perché comunque era un gatto normalissimo. L'unica cosa che ti posso dire è che magari quando usciva, perché andava ovunque, lo chiamavamo per nome, si chiamava Loredana, e lei tornava come un bambino. Oh, quindi, sì, bellissimo. E adesso invece ho sempre un altro gatto, sempre bianco, perché anche Lori era bianca, sempre con gli occhi azzurri, quindi ormai, guarda, questo è un po' diverso perché è un ragdoll e di natura è veramente coloso ed è amorevole ed è veramente un bambino vero. E sicuramente i momenti più belli sono quelli della mattina e della sera, perché viene a letto a dormire in mezzo oppure si mette con la testa sul cuscino. Sicuramente c'è più informazione adesso di prima. Il problema è che non so se faccia bene questa cosa, perché magari tanti servizi, anche quelli delle Iene soprattutto, più fanno i servizi sugli animali o anche Striscia, e più vedo che la gente si inventa dei maltrattamenti nuovi, cioè questo che mi fa paura. Quindi non so quanto sia utile questa insomma, queste cose che fanno vedere orribili. Quindi io non riesco neanche a guardare. Sì, come se diciamo le persone che già hanno una tendenza in questo senso prendessero esempio. Sì, ho paura di sì, perché la gente a volte è veramente ignorante. Quindi soprattutto con i gatti, se ti posso dire questa cosa, vedo che i gatti non sono trattati come i cani oltretutto, quindi è una cosa che mi dà fastidio solo a parlarne. Ci vorrebbe lanciare un appello suo personale contro l'abbandono? Sì, guarda, io non capisco, veramente ogni estate non capisco perché fanno questo. Non lo capisco, perché comunque ogni estate da sempre ci sono appelli, ci sono campagne contro l'abbandono degli animali, ma continuano ad esserci ogni volta. Quindi l'unica cosa che posso dire io è di non comprare un animale per l'inverno, perché siamo un po' più depressi, tristi, ma di comprare un animale perché si vuole veramente amare qualcuno e trattarlo come un figlio.